Perché avete occupato il liceo? Quali sono i motivi? Allora, noi ci siamo, comunque abbiamo pensato di fare un'azione coordinata con altri istituti e dopo l'occupazione che c'è stata ieri mattina del liceo Visconti in centro, abbiamo organizzato ieri pomeriggio di occupare questa scuola proprio per fare un'azione coordinata che si facesse sentire di più. Le motivazioni, diciamo che sono condivise dalla maggior parte della scuola, sono principalmente appunto, questa occupazione è un atto di protesta contro i tagli che sono già stati fatti e che saranno fatti ulteriormente sull'edilizia scolastica e in generale sull'istruzione. Quindi questo è il principale motivo che ci ha vinto ad occupare e abbiamo approfittato, diciamo, del momento in cui abbiamo iniziato il fermento all'interno delle scuole proprio per mobilitarci anche noi, appunto. Okay. Perché avete scelto proprio l'occupazione e non altre forme di protesta, magari Perché, sì, l'autogestione? perché comunque il fatto di occupare non esclude assolutamente la possibilità di fare manifestazioni, di organizzare dibattiti o altre comunque forme di protesta. Quindi tutte queste forme di protesta sono complementari e quindi non vediamo perché non occuparci. Sapete quali sono i rischi e le conseguenze dell'occupazione? Che cosa andate incontro Beh, con l'occupazione? dal punto di vista legale intendi o dal punto di Sì, vista. reform. Sì, cara, dal punto di vista legale comunque diciamo il cosiddetto, le persone che hanno messo la faccia in questa occupazione, che l'hanno organizzata, comunque hanno consegnato i documenti ai carabinieri e alla polizia, sono lì questa mattina e forse scatteranno denunce, forse non scatteranno, comunque vedremo un attimo, comunque sappiamo benissimo quali sono, che comunque occupare è reato e quelle che sono le Ok, conseguenze. quanto pensate che durerà l'occupazione? Allora, come ti ho già detto, l'occupazione probabilmente punteremo a farla durare fino alla fine della settimana. Poi comunque vedremo l'evolversi degli eventi, visto che abbiamo cercato anche di fare una sorta di dialogo con l'istituzione scolastica, con la preside, e comunque l'idea sarebbe quella di arrivare fino alla fine della settimana, fino a giovedì-venerdì, diciamo. La preside come ha reagito? Allora, la preside comunque, ormai sono 3 anni che occupiamo questa scuola, diciamo questa probabilmente è stata l'occupazione un po' più seria che c'è stata perché non siamo, diciamo, scesi troppo a compromessi. Di conseguenza non l'ha presa benissimo perché comunque appunto essendo stati chiamati i carabinieri sono state minacciate denunce, sono stati minacciati i provvedimenti dal punto di vista legale, i quali probabilmente verranno presi, vediamo un attimo come si evolvono le cose, quindi diciamo che non è stata troppo contenta di questa nostra iniziativa. E niente.